Dì la verità, come stai No, veramente? allora mi fanno leggermente male i piedi, mi fanno leggermente indolenziti le gambe, però è abbastanza normale. Ho fatto 2 mesi così, continuamente ogni giorno, con dolore anche più forte, quindi. Ho tossito tutta la notte, Non ho sentito. ho tossito abbastanza, ho fatto un'escursione perché dovevo sbrigare una faccenda non troppo piacevole. Poi niente, adesso è il momento di partire, la luna potentissima. È veramente tosto dormire con la luna quasi piena durante la notte. Adesso ripartiamo a camminare. Siamo quasi arrivati al Wadi Rum Visitor Center, 5 km dritti in mezzo alla strada, con alla nostra sinistra la strada asfaltata. Avremmo potuto fare autostop, Marco. Saremmo stati anche abbastanza furbi a fare l'autostop per questo pezzo. Vabbè, però è bello, dai. No, abbiamo fatto delle belle discussioni. È molto carino, aiuto se sbattiamo l'uno contro l'altro. Poi, vai, questo paesaggio qua non è male, è dritto. Là c'è il visitor center, qua ci sono un po' di formazioni rocciose, qua c'è Marco e là è da dove siamo venuti. E non sarebbe un buon trekking se non ci fosse un po' di road walking. Road walking! Ogni tanto ci vuole anche un po' di asfalto. Per godere di più della sabbia. Sì. Butta bene, abbiamo fatto un po' il pieno di acqua lì al room center, al Wadi Rum Center. In realtà io consiglierei di non fare sto pezzo di asfalto, cioè si può saltare benissimo secondo me. Ragazzino che ti dice suck my duck. I ragazzini ci hanno chiesto dei soldi e quando non glieli abbiamo dati ci hanno detto suck Suck my my duck. duck. Mamma mia, papà. Allora, la missione in questo momento è quella di raggiungere le cisterne dietro il posto dove faremo camping. Sono circa 15 km, io ho ancora 2 litri e mezzo d'acqua, Marco più o meno, in realtà Marco un po' meno, ma Marco sta bevendo veramente pochissimo. Quindi niente, adesso quella è la nostra missione. Avremmo dovuto probabilmente fare altro rifornimento di acqua qui nel paese, però sinceramente non avevamo sbatta di confrontarci con i bambini insistenti che ci chiedevano soldi e che ci volevano indicare dove era l'acqua per chiederci soldi. Quindi andremo diretti verso le cisterne. Non è che abbiamo zero acqua, un No, po' l'ho di già. acqua ce l'abbiamo, L'ho quindi. detto, ce ne abbiamo un po' di acqua. Non ne abbiamo abbastanza se le cisterne sono secche. Quello è l'unico effettivamente problema che potremmo incontrare. Ma direi che questo non è il caso perché ha piovuto costantemente per tutto il weekend, quindi.
problema è, Marco, abbiamo enormi differenze di idee di navigazione. Secondo me, cioè, divergiamo anche di 30 gradi rispetto. Quindi adesso dovrei andare a convincerlo che la fonte è dalla parte in cui dico io e non dalla parte in cui dice lui. Anche se mi sembra molto convinto. Io preferisco comunque andare dritto fino a quel punto lì e poi dopo controllare. Sì, secondo me è là. Dovrebbe essere in mezzo là. Secondo me è di là. È di là? Eh sì, di là si fa il giro lungo, che era quello che volevo fare prima. Di qua secondo me dovremmo passare su un po' di roccia. Ok, dovremmo essere praticamente arrivati. Siamo in mezzo a questo wadi. Come and hike with Marco, they say. Ti strozzo, Marco. Ti strozzo. Nel sonno. Così dopo devo solo trascinare il tuo cadavere. Adesso dobbiamo scendere qui. Easy. In realtà sei tornato indietro, ma non ti hai visto che non avevo la faccia per la strada. Marco dopo ci insegnerà come non ci si perde. Se ti sfotto la vita per questa cosa. Ma il fatto è che questa cosa fa risate tutte le volte durante il viaggio sempre. Ah, quindi l'abbiamo giocata questa. Sì. Ci eravamo effettivamente ripromessi di camminare di notte, perché ieri sera alle 7 non riuscivamo a prendere sonno, e direi che stiamo effettivamente realizzando il nostro piano. Dovremmo esserci, dovrebbe essere qui attorno la fonte. Là, là, Marco, sotto la parete? Madonna! Ah sì, eravamo vicinissimi. Urca! E come accediamo? No, questo è un... What? Cos'è sta roba qua? Abbiamo trovato il pozzo! Yes! Abbiamo trovato il pozzo, porca poletta. Oh yes. Vediamo. Urca. C'è l'acqua. Ma va là. Ma non so cosa raccoglie. Incredibile. Adesso dobbiamo trovare il secchio. Siamo stati sconfitti, Ale. Marco, vuoi dare tu la triste notizia? Allora. Ah! Questo eco è l'eco della disperazione. È l'eco di tutte le persone che hanno paura di parlare con dei bambini. In un paese che sulla guida c'è scritto di controllare con i locali che il pozzo effettivamente sia pieno. Noi non l'abbiamo fatto e adesso abbiamo mezzo litro a testa d'acqua. Vabbè, però a 10 km c'è il prossimo paese, quindi YOLO. Esatto, e fa fresco, si sta bene, cioè, però... Ah! Non stiamo esagerando, cioè, boh, io Ale sinceramente non è per però un po' c'ho le palle girate. Perché? No, ma che cazzo, cioè, io volevo mangiare, cioè, tutto sto crescendo per poi dopo arrivare da nessuna parte. È così, è come la vita, un trekking, questo trekking in generale è come la vita. Sì. Dobbiamo accettarlo, sì, e continuare a camminare. Sì, esatto. È l'unica. Esatto. Dai, salutiamo il pozzo della disperazione. Ah! Ciao! Ma era già aperto o è... Era già aperto. Ma io lo chiuderei, ho paura che ci cada un bambino. No, io lo lascio aperto, io voglio che... Marco, in lontananza vedi il paradiso? Quello è il paradiso, eh? Sei sicuro? Sono come le luci di Nevada, di Las Vegas, in lontananza. Solo che... Solo che invece di All You Can Eat ci sono gang falafel e shawarma. Che figata. Aspetta, andiamo, stiamo andando alla strada giusta? Sì. Qua ci sono le tracce di... Ok. Adesso guardo un attimo la mappa e vediamo se arriviamo lì agli archi e troviamo dei beduini che ci danno dell'acqua, o altrimenti tiriamo dritti fino là. Siamo arrivati sotto l'arco, uno degli archi... Boh, non so, si chiamano formazioni rocciose. Archi. Archi di roccia. Sono delle scavazioni fatte dal vento e dall'acqua nel tempo. Ce ne sono in realtà non tantissimi nel mondo, ce ne sono alcuni negli Stati Uniti. Qui ce ne sono due, ce n'è una qui e un'altra che adesso non riusciamo a vedere perché è buio. Questo qua è il più grande, no?
Però abbiamo fatto una deviazione apposta per venire a vederla. Di notte, senza l'acqua. Senza l'acqua, cioè, noi abbiamo fatto una deviazione per venire a vedere sto arco che vedrete in foto su Instagram, senza acqua. Buonanotte Marco. Notte Ale, ti amo, grazie. Là ci sono le luci, qua c'è il mio giaciglio, il poncho tarp e... Questo qua sono io, stanco, assonnato, 38 km e adesso vado a nanna. Buonanotte.